Sì, ma lei chi è, la madre? Signora, ma non sa dove si può rintracciare? Dov'è reperibile? Perché è una cosa urgente! È una cosa urgente! Va bene, mi passi il fratello. Va bene, sì, aspetto, grazie. Pronto? Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava. Ma è reperibile da qualche parte? È rintracciabile? No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito? Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare, cioè nel senso che gli può andare bene? Senti, oh, senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe? Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo. Certo, certo. No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai? Ah, 13. Vabbè, ci sentiamo allora. Va bene, ciao, ciao. Pronto? Buonasera, vorrei parlare con Amedeo, per piacere. Gli dica che sono Enzo. Grazie. Pronto, Amedeo? Ciao, sono Enzo. No, Renzo, Enzo. Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo. Io ero quello che stava dietro di te, con la maglietta de spugna, girocollo, tipo mare. Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché erano rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti, allora andatevi a sciapulire tutti quanti al culo col congedo. No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto. Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi un zio maresciallo, no? Che poteva intervenire su sta questione. No, io col congedo ho fatto tutto, no? Grazie. No, io ti avevo telefonato per sapere come ti eri messo per Ferragosto. Perché c'era un progetto abbastanza... Ah, o passi con tua moglie. Vabbè. E sarà per un'altra volta. D'accordo. Buon Ferragosto, allora. Anche a tua moglie. Va bene. Ciao, grazie. Ciao. Come era il nome di quello, Marsh?
Marcucci, Mastrucci, Marcucci Ennio Elio, Martucci Ennio, Martucci Ennio, era Martucci Ennio, Martucci Ennio, Martucci Ennio. Martucci, come ha detto? E non t'ho sentito, c'è stata una bomba! Vabbè, ma allora ci veresti? Martù, aspetta un attimo e chiudo la finestra, non ci sto a capire niente! Non abbassare, eh? Non abbassare! Aspetta! La miseria, oh! Aspetta un attimo, che cazzo di cosa? Lei, signor Enzo? Sono l'amico di Martucci. Vabbè, ci andiamo subito da tu, va bene? Ciao. Senti, allora, precisiamo subito stata bella da marcia, eh? Noi sepamo, una bella tirata fino a Valdagliana, va bene? Là se fa per piano della benzina, poi io e te se famo un'altra sparata fino a Borsano. Là dormiamo un par d'ore, col fresco, se rimettiamo in macchina, eh? De modo che domani sera a mezzanotte io e te stiamo a Cracovia, usai a fa che, usai. Oddio, t'ho rotto. Io e te a unisono. Va bene, no?